Le donne hanno assunto molti ruoli importanti nella società. A partire dal Rinascimento, esse sono state le protagoniste delle opere dei più importanti artisti italiani. Possiamo citare Girolamo Francesco Maria Mazzola, detto Parmigianino, che con l'opera Allegoria della Geometria ritrae una donna con un compasso e un libro in mano, simboleggianti la geometria e la conoscenza matematica. D'altro canto, anche le donne sono state importanti artiste e intellettuali, come la marchesa Vittoria Colonna da Pescara, un'importante poetessa dell'epoca e amica stretta del grande Michelangelo Buonarroti. In questo video ci soffermeremo su tre grandi scienziate che hanno lasciato un segno indelebile nella scienza odierna. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società. Rita Levi Montalcini nacque a Torino il 22 aprile del 1908 da una famiglia di origine ebrea. Sua madre era una pittrice, suo padre un ingegnere e un matematico. In più aveva due sorelle, Anna e Paola, e un fratello, Gino. Rita Levi Montalcini trascorse l'infanzia e l'adolescenza in un ambiente sereno. Già da bambina era appassionata allo studio e la sua materia preferita era scienze. Ha sempre pensato, fin da piccola, di diventare un domani una scienziata. Nel 1930 Rita incomincia a studiare medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Torino, a seguito della morte della sua amata governante Giovanna, affetta di cancro. Entrò anche nella scuola medica dell'istologo Giuseppe Levi, dove cominciò gli studi sul sistema nervoso, che avrebbe proseguito per tutta la vita. Nel 1936 il rettore dell'Università di Torino le conferì la laurea in medicina e chirurgia con 110 e lode. Successivamente si specializzò in neurologia e psichiatria. Le leggi razziali ebbero un impatto anche sugli studi di Rita, che, non potendo più frequentare l'università, nel maggio 1939 si trasferì a Bruxelles per continuare gli studi di neurologia. Rientrò in Italia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, dedicandosi per qualche mese all'attività clandestina di medico per la povera gente. Nel 2001 anche il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, volle omaggiare la grandezza della scienziata nominandola senatrice a vita. Rita ha dedicato tutta la sua vita allo studio del funzionamento del cervello e del nostro corpo. Dopo lunghi anni di ricerche è riuscita a realizzare alcune scoperte molto importanti, per le quali le è stato assegnato il premio Nobel per la medicina. Ma prima di arrivare a questo ha vissuto molte avventure e ha affrontato molte difficoltà. Per fortuna la tenacia e l'ottimismo che ha ereditato dai suoi genitori l'hanno sempre aiutata a superarle. Niente nella vita va temuto, deve essere solamente compreso. Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo tenere di meno. Marie Curie nacque a Varsavia il 7 novembre 1867, ultima di cinque figli. Purtroppo all'età di 7 anni subì il lutto di sua madre e di sua sorella, che provoca alla bambina un brutto trauma. All'età di 15 anni iniziò a frequentare un'università segreta, chiamata l'Università Volante, in Polonia. Era illegale perché l'accademia metteva ragazze, invece le altre no.
Successivamente inizierà anche a frequentare l'Università di Parigi con sua sorella Bronisława, grazie ai soldi che ottiene dal suo lavoro da allevatrice a Varsavia. Perciò si laureò nell'Università parigina, la Sorbona, in fisica e matematica. Nel 1895 conobbe Pierre Curie, che sarebbe diventato in seguito suo marito e da cui avrà due figlie, Ivy e Irene, nate rispettivamente nel 1897 e nel 1904. Marie si interessò agli studi delle radiazioni. Il marito ne fu talmente colpito che lasciò i suoi studi sui cristalli per seguire i suoi. Così scoprirono due sostanze radioattive allora sconosciute, il polonio e il radio. Queste scoperte furono assai piene di rischi. Nel 1903 i coniugi Curie e un certo scienziato, Henri Becquerel, ottennero il premio Nobel per la fisica. Marie diviene la prima donna della storia ad ottenere un tale riconoscimento. Inoltre, nel 1911, ricevette un altro premio Nobel in chimica, questa volta da sola. Oggi Marie Curie è una delle scienziate più celebri al mondo. Secondo gli studiosi, lei è la madre della fisica moderna. Qualcosa nella vita avrò anche combinato, ma non è questo che stupisce la gente, è che non sono un uomo. L'astronomia ci ha insegnato che non siamo il centro dell'universo, come si è pensato a lungo e come qualcuno ci vuol far pensare anche oggi. Siamo solo un minuscolo pianeta attorno a una stella molto comune. Noi stessi, esseri intelligenti, siamo il risultato dell'evoluzione stellare. Siamo fatti della materia degli astri. Il 12 giugno 1922, nella Via delle 100 Stelle di Firenze, nacque una bambina. Lei era Margherita Hack. I suoi genitori erano svizzeri. Erano una famiglia molto umile. La madre era una pittrice e il padre era un impiegato contabile. I suoi genitori erano aperti a tutto, le concedevano di giocare a pallone, di indossare indumenti maschili e di arrampicarsi sugli alberi, anche se tutte le bambine dell'epoca erano damigelle sempre in gingheri con vestitini eleganti e non potevano fare nulla di tutto ciò. I genitori le lasciavano la piena libertà di scegliere il suo credo religioso e non le imposero mai un modo di pensare. Sin da piccola era atea ed era vegetariana. Fu una delle poche ragazze dell'epoca a poter studiare. Andò al liceo e inizialmente non ebbe una forte vocazione per lo studio e si interessò allo sport. Fu una campionessa di pallacanestro, atletica leggera e salto in alto e in lungo. Era ritenuta una ragazza strana dalle sue coetanee, detto che era atea, vegetariana e praticava sport. Si iscrisse all'università di fisica e si accorse di avere una predisposizione in questo campo. Iniziò a studiare in un piccolo osservatorio e si laureò con 101 su 110, tenendo una tesi sull'astrofisica dello studio delle stelle Cefeidi. Nel 1944 si sposò con il letterario Aldo De Rosa, un suo amico di infanzia, cristiano cattolico. Nonostante fosse atea, per amore di suo marito si sposò in chiesa. La loro fu un'unione felice e serena e non vollero mai avere figli. Insegnò all'Università di Firenze dal 1948 al 1951 e dal 1954 fu la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico. Margherita Hack morì nel 2013 all'ospedale di Cattinara di Trieste per motivi cardiaci. La sua vita è stata importantissima per l'emancipazione delle donne nella società. I suoi studi sulle stelle sono importantissimi. Scrisse molti libri, tenne conferenze internazionali e la sua fama è riconosciuta in tutto il mondo. Una donna ribelle e peculiare, un genio della fisica con la passione per le stelle.
Solo le donne più audaci e ribelli sono riuscite a vincere i pregiudizi della gente in millenni di supremazia maschile. Credendo nei propri sogni, sono riuscite a trasformarli nella realtà. Dovremmo tutti ammirare queste donne, che hanno fatto la differenza. L'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 parla dell'avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche, così come alla titolarità e al controllo della terra e altre riforme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali. Raggiungere la parità di genere significa eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne o le ragazze, sostenere i loro studi e il loro lavoro, promuovere la loro piena partecipazione alla vita pubblica ed economica e riconoscere i loro pieni diritti giuridici. Il mondo non può progredire senza il contributo delle donne. Le menti femminili sono essenziali per risolvere i problemi complessi che affrontiamo